Parliamo dei compiti a casa dei bambini e delle bambine della scuola primaria. Il tema è complesso anche perché le realtà sono molto diversificate e non è facile trovare soluzioni che vadano bene dovunque e per tutti. Proviamo dunque a capire come affrontare almeno i problemi più diffusi. Molto spesso, per esempio, accade che in una stessa classe una parte di genitori sia favorevole ai compiti e una parte sia contraria. In questo caso, la prima cosa da fare potrebbe essere quella di affrontare l'argomento in una assemblea di classe, in modo da trovare un punto di incontro fra le diverse esigenze. In ogni caso, gli eccessi non sono mai una buona cosa. Quindi, se ci sono insegnanti che caricano, come dire, di compiti gli alunni anche nel fine settimana, sarebbe bene discuterne serenamente, soprattutto quando l'orario scolastico degli alunni è già impegnativo. Negli ultimi anni si è affermato a livello nazionale un movimento denominato Basta Compiti, fondato da un dirigente scolastico della Liguria. Come si comprende dal nome, il movimento sostiene una posizione molto netta. I compiti a casa sono inutili e dovrebbero essere eliminati del tutto. Forse è una posizione estrema rispetto a quella di chi sostiene che qualche compito a casa fa anche bene, ma certamente ha dei fondamenti. Infatti, a pensarci bene, c'è il rischio che i genitori, in perfetta buona fede, cerchino di aiutare il figlio nello svolgimento del compito, ma in questo modo potrebbero anche confondergli un po' le idee, ricorrendo cioè a metodi di spiegazione in contrasto con quelli dell'insegnante. E allora cosa fare? La cosa migliore sarebbe quella di adottare una linea d'azione condivisa fra genitori e insegnanti. In ogni caso, sarebbe bene che il bambino venisse lasciato libero di gestirsi senza essere accudito mentre svolge il compito. Molto spesso, infatti, il compito a casa ha anche la funzione indiretta, ma importantissima, di sviluppare la capacità di organizzazione e l'autonomia personale. C'è poi un problema di contenuti. Non sarebbe male se genitori e insegnanti riuscissero ad accordarsi anche su cosa gli alunni possono esercitarsi. A parere di chi vi sta parlando, per esempio, la lettura può essere un ottimo impegno. Soprattutto nelle classi più alte della scuola primaria può essere utile incentivare la lettura di un libro e non soltanto di un raccontino dal libro di testo. Con un'avvertenza importante, la lettura deve essere anche un piacere, un divertimento ed è bene quindi che il genitore eviti di intervenire con domande troppo scolastiche del tipo "Fammi il riassunto di cosa hai letto oggi". Piuttosto, provate a leggere insieme qualche pagina, se vostro figlio ha difficoltà nella lettura, siate voi a leggere per lui. Ai bambini in genere piace molto sentir leggere l'adulto e potrebbe essere quindi un'attività per trascorrere un po' di tempo insieme ed avere anche un argomento di cui parlare. Per concludere, non dobbiamo dimenticare che c'è un modello didattico che si sta affermando in questi anni che invece punta molto sulla attività che gli alunni svolgono autonomamente a casa per conto proprio. Si tratta della cosiddetta flipped classroom, cioè la classe capovolta. In estrema sintesi, il modello prevede che l'alunno studi a casa un argomento relativamente nuovo usando materiali multimediali predisposti dall'insegnante. Poi in classe l'alunno approfondisce, chiede spiegazioni e si esercita da solo o in gruppo con i compagni. Si inverte insomma il classico schema spiegazione in classe ed esercizio a casa. Il metodo è certamente molto interessante, anche se bisogna accertarsi che tutti gli alunni dispongano a casa della strumentazione necessaria. Ed è anche un metodo in cui cambia molto il ruolo dei genitori, che
non necessariamente devono aiutare il figlio a svolgere gli esercizi, ma possono persino divertirsi con loro nel vedere un filmato o nello svolgere insieme una semplice attività, come potrebbe essere quella di scattare qualche fotografia da usare poi a scuola per produrre un video racconto collettivo. Come si vede, il problema dei compiti a casa è molto complesso, quindi bisogna rifletterci, discutere e trovare delle soluzioni adatte alle diverse situazioni.